a Roma insieme ai cavalli, penso che sia la cosa migliore che possa esistere per te. Sì, decisamente, fa un bel caldino, però decisamente sì. 40 gradi e quasi non sentirli. Elettra Lamborghini, non si sarebbe persa per nulla al mondo l'appuntamento con la Formula 1 dell'equitazione al Circo Massimo, presente nonostante il grande caldo e nonostante le vertigini che gli avevano impedito un paio di giorni prima di esibirsi a Prato. Come stai? Sono un po' cattafratta, no scherzo, sto abbastanza meglio, però ancora sono un po', ho le mie pastiglie in borsa, diciamo così. A portarla al Circo Massimo l'amore sconfinato per i cavalli, in passato ha anche gareggiato e sa bene come avere un rapporto speciale con loro. È qualcosa di speciale, secondo me o uno ce l'ha come passione oppure insomma il cavallo comunque è un animale che ti prende moltissimo, ti dà tantissimo, quindi lo auguro veramente a tutti di passare del tempo con i propri cavalli. Lungo il circuito del Circo Massimo si sono alternati i binomi migliori al mondo. A vincere il Gran Premio è stato il lussemburghese Victor Bettendorf su Foxy della Rock. Yes, he did her first. È un sogno per me vincere questa gara, è la mia prima vittoria in un Gran Premio del Longines Global Champions Tour. Ho battuto dei campioni olimpici, ora mi servirà qualche ora di sonno per realizzare quello che ho fatto. Sono felice anche di aver staccato il biglietto per il Super Grand Prix di Riyadh, di solito queste gare le vedo in TV. Infine, emozione speciale per Gianluca Apolloni, cavaliere romano che ha gareggiato davanti al suo pubblico. Romano qui al Circo Massimo, immagino che sia un'emozione doppia. Sì, sicuramente come ogni anno è un'emozione venire sicuramente a saltare, comunque siamo a Roma, io sono di Roma, perciò è sempre una grandissima emozione sicuramente stare a casa, insomma, e partecipare, la gente è tantissima, comunque coinvolge tanto questa manifestazione durante l'anno, è sempre comunque un piacere venire a fare meglio, ecco, questo è. Cosa insegna secondo te questo sport, questo binomio uomo-cavallo? Avere questa empatia insieme al cavallo quotidiana è una cosa sicuramente straordinaria.